di merda in giro, anche fra i musicisti. Vai Jack! Caro Pino, c'è un reality con sei zoccole che non riconoscono la foto di Hitler e credono che Wall Street sia a Venezia. In coppia con sei sfigati che non han visto una figa neanche a pagarla. Ma dove finiremo? Un disastro, ragazzi. Questo è un genocidio culturale, ragazzi. Qui veramente, cioè, io non so, questa gente pensa che l'Italia sia fatta di una massa di coglioni. Forse comunque hanno ragione, perché se tutti questi reality continuano a farli, una volta c'era il Grande Fratello, adesso ce ne sono 50. Se continuano a fare questi reality vuol dire che forse l'Italia è fatta di coglioni, magari, veramente, la maggior parte, hai capito? Io poi non riesco a capire sti sfigati, come dici tu, e queste quattro che hanno queste grosse tendenze alla puttanaggine, come dico sempre io, che si mettono in una stanza a fare figure di merda col mondo, hai capito? Solo per soldi, è allucinante, ragazzi, è allucinante. E non smetterò mai di incazzarmi, tutte le volte lo dirò. Noi sappiamo che Mediaset è gestita da Berlusconi, hai capito? Ma la Rai, dove la gente paga il canone, pezzi di merda, smettetela di prendere per il culo la gente. Anche adesso c'è il al governo c'è la sinistra, fate una commissione di controllo, fate dei programmi per insegnare ai ragazzi cosa sia la compassione, la libertà, il rispetto. Mica fagli vedere tutte ste puttanate, stronzi, andate a fare in culo. Vai Jack.